Non si sa se sentirsi colpevoli o stupidi nel riprendere in mano questo libro. Lo leggemmo alla sua uscita, un anno dopo l'autrice sarebbe stata assassinata. Lo leggemmo e non dubitammo della veridicità, ma in qualche modo era come se lo sapessimo di già. E nel saperlo, però, non comprendevamo fino in fondo. Perché in queste pagine non si trova la previsione di quel che sarebbe accaduto, ma la semplice descrizione di quel che stava accadendo. E lo abbiamo letto senza pensare che si trattava di una premessa che a lei, all'autrice, hanno impedito di sviluppare oltre. Anna Politkovskaja, La Russia di Putin, pubblicato da Adelphi nel 2005. Lei è nata a New York nel 1958 perché figlia di due diplomatici sovietici, entrambi ucraini. Possedeva la doppia cittadinanza, ma è a Mosca che voleva vivere. Da giornalista aveva raccontato la seconda guerra cecena e le condizioni dell'esercito russo. Ed è alla vita dei militari che dedica questo libro. Voleva raccontare la vita delle giovani reclute, i continui soprusi cui erano soggetti, la violenza che subivano. Aveva sentito le madri, che pure raccontavano delle proteste fatte, ma quasi peggiorando la situazione, visto che facevano pagare ai figli le rimostranze di quelle donne. Aveva scritto dei diciottenni considerati letteralmente e ufficialmente materiale umano. Aveva documentato che nel solo 2002 le forze armate avevano avuto 500 morti, ma non in guerra, bensì per la violenza subita nelle caserme. Nel raccontare la Russia di Putin ci aveva informato che solo Yeltsin aveva provato a mettere fine a questo stato di cose, ma aveva dovuto fare marcia indietro. Tanto era il potere dei militari che con Putin non ebbero certo problemi e che anzi videro crescere la loro influenza, così come anche i soldi spesi a loro favore. Rileggere alla luce di quel che stiamo vedendo, dei ragazzi sperduti mandati ad ammazzare fratelli ed inermi, di giovani piangenti che neanche sapevano di stare andando in Ucraina, rileggere mette i brividi. Eppure Politkovskaja ci aveva avvertiti. Il mito di Putin esiste da voi, in Occidente. Qui noi vorremmo solo essere liberi. Amiamo la libertà tanto quanto voi. Un amore che le costò la vita. Il 7 ottobre del 2006 fu raggiunta nell'ascensore del suo palazzo e uccisa a colpi di pistola, uno in testa. La polizia entrò nell'appartamento per le indagini, sequestrarono carte e computer, stava preparando un articolo sulla Cecenia, non si è mai trovato. Questa era, di già, la Russia di Putin. Anna Politkovskaja, La Russia di Putin, buone pagine a tutti.